Sto entrando. Ah, quindi giochi o per me? Sì, beh, fra manca mezz'ora, qualche paio di partite riesco a farle. Ah, ti volevo dire che ho chiesto a mio fratello un favore di portarmi la Play e ha detto che me la può portare venerdì sera, no? Bene. E quindi tutto giovedì non posso fare neanche venerdì, però la sera del venerdì sì. Ti chiedo una cosa, ovvero ti ricordi che ah, sei Cosa? entrato da me, che sabato devi portare la televisione da me, Sì, mi ricordo. vero? Oh, ok, no, bene, bene, questo è l'importante. Ti volevo chiedere un altro favore, anzi due. Dimmi, dimmi. Allora, uno se domani possiamo uscire. Domani, eh? Giovedì. Giovedì. Tanto non abbiamo più niente da fare Sì, da scuola. beh, sì, dai, torno a casa, mangio e usciamo, sì, dai, ci sto, ci sto. Poi, so che c'è sempre questa storia qua della casetta. Del Amazon, sì. fidanzamento. Sì, dai, facciamo così, portiamo fuori i soldi e andiamo a fare la ricarica e lo compriamo in diretta. Casomai. Ah, oh, giusto. Quanti soldi dobbiamo prendere? Tu Ci domani sta. porta 10 euro. Porta 10 euro. Ok? Non penso più che più di 10 a testa. Guarda, Domani. Perché? facciamo paura io però domani invece. Domani mattina. Perché Perché? devo dato che svegliamo alle 5 e mezza, no? Cioè, potremmo essere 6:24. Non c'ho il portafogli io. Quindi non c'ho il biglietto dell'autobus. E se ti sgamano, sei fottuto, era. Sì, mi sgamano, sono 50 euro di multa. Scusa, no, ora ti chiedo, tu per caso hai 3 euro in casa? Sì, per quello sì, ma qua Capri non so dove devo andare. Ma perché non mi fa partire la. Ah, ok. Da Caprino. Vabbè, guarda, fra, guarda. Cerchi, prendi il biglietto, ok, ti Cioè, no, prendi. per quello ho fatto sempre io. Vado dopo 3 mesi senza con l'abbonamento scaduto. Sì, Magari è ma un peccato, però questa mattina. fidati che quella volta lì ti beccano sicuro. No, fai così, fidati. O se riesci stasera esci un attimo, vai a Non prenderti il penso ci sia. biglietto. Ti vai a prendere il biglietto solo per avercelo e. Anche perché qua da me, cioè qua da mia nonna, le edicole sono. Sì, ce n'è una, ma è lontana, io sono a piedi anche. Vabbè, dai, Cioè, sono da tre tornare in passi, auto che cazzo. sono le 9:30, mi sa, ora che torno a casa. E la Madonna, cioè, la Caprina invece non è così grossa. Sì, guarda che è lontana, eh. No, no, so com'è fatta Caprino, però. Lo so per dire quelle piccole lì che per dire che è lontana, vabbè, quindi. Ma la casetta nonna è fuori, cioè è fuori la città. Sì. Però, cioè, io provo a rischiare domani perché l'ho già fatto anche altre Boh, prova a volte. E diciamo, rischiare. ma se l'hai sempre fatto, dopo 5 mesi senza abbonamento lì. Sì, però non becca. Alla fine. Però ha fatto la giornata, cioè spendi 50 euro al mese per l'abbonamento ogni mese, conviene non farti l'abbonamento, ti fai sgamare quella volta lì, paghi 50 euro invece di pagarne 50 per 6, ha senso come cosa? Sì, certo. Ha un senso in parte, perché se facessero tutti così. Boh. Beh, Vabbè, comunque, fa quel che vuoi. buona figata. Ah, e Nick, stavo pensando cosa mangiare sabato. Volevo chiederti, tu saresti disposto a praticamente prendiamo al Mac, ok? E invece che scegliere i panini, compriamo tipo cheeseburger, hamburger, non so, una buona quantità, li mettiamo in mezzo alla tavola e mangiamo così a sbaffo. Sei serio? Sai quindi dobbiamo spendere molti No, soldi no, no, ma secondo offro io al mio compleanno, fra voi non portate me. soldi, Ah. eh. Cioè, intendo, li Allora. mangereste Dipende perché dovrei. Non dovrei neanche fare colazione, neanche pranzare, quindi sì, se vuoi o. farlo Beh, ora, vieni. dai, beh, cioè, non è che compro 30, ne mangeremo 4 a testa, toh.
4... Ok, quindi io non faccio né colazione né pranzo. Okay. E la Madonna, vecchio, ma stai scherzando? Fa che io. Guarda che va ben che mangio tanto. Sono carino. No, mi ho fatto una kill comunque. E cioè, tu le mangi le robe così, cosmai prendiamo anche un toast per cambiare, cioè, capito? No, no, panini e panini, va bene. No, no, perché ad esempio gli amici di mio fratello non li mangiavano. Io... È dentro la casetta. Bravo. Grazie. Cocchio! Sì. Mi va bene però. Va bene, va bene. Giacomo ti dice sicuramente di sì. Bene, bene. No, ma fa... dice di sì, lui. Sì, sì, no, beh, lo so che lui mi dice di sì. Era solo per sapere, perché altro non. Non lo sai perché ti dice di sì, lui, vero? Beh, ovvio, è gratis. Prima domanda. Esatto, prima domanda sarà. Ma dobbiamo pagare tutti quanti noi? Ho potuto dire sì, pago io, va bene. Esatto. No, più che altro non sapevo se a te piaceva mangiare così o volevi il tuo panino. No, va bene così. Più che altro perché la mia idea era, ad esempio, se giochiamo la play, almeno quelli che giocano non mangiano, quello che sta fuori mangia e ci diamo il cambio, casomai si mangia un panino al volo e possiamo tirarci per tutta la serata, no? Esatto, esatto. Poi esatto, allora, tu ti metti nella scrivania. Giacomo si mette sulla TV quella gigante. E tu ti metti a fianco a me nella scrivania. Ah, ok, io penso proprio tipo a fianco al coso, al termosifone lì. Ma non, il problema sai qual è? Non ho un altro tavolo, se no l'avrei fatto. Sì, sì, sì. Beh, il bancone è proprio tavolo, quello è giusto. Lo so, ma qual è il problema? Che il. No, è troppo basso la panchina come tavolo, fra. Troppo basso. Più che altro. Volevo metterti sulla tavola, però poi ho pensato, come faccio a farti arrivare la connessione lì? Cioè, come faccio col cavo Ethernet? Non posso. Non fa fianco a te. Vabbè, ascolta, dai, ci stiamo. Sì, sì, va bene. Giacomo si mette sulla TV. È abbastanza grande. Sì, è abbastanza grande. Ci stanno due schermi con anche 10 cm. Il mio è un 20 pollici esatto. Il mio sarà un 20... Anch'io penso che un 20. No, no, sì, Dio santo, 50 pollici, fra, sarà, adesso forse dico una cagata, 22 pollici, 21 pollici, no, no. Non lo so. Non lo so. Io sarò scritto proprio sulla TV, che non è 20 pollici. Il mio è rotto, cioè, nel senso, ha il piedistallo rotto, l'abbiamo comprato perché era rotto e allora era in offerta. Dai che dopo questa cassa mi puoi tirare su. Non c'è neanche lo shop lì, che culo. C'è la... Se vuoi c'è la mitraglietta al posto del... M81. Aspetta che mi scappa una scora. Me la faccio sentire? Devo cantarmi un attimo allora. Oh, bella questa, ma cioè... Come, se posso giudicarla... molto leggera. Vero. Molto leggera. Ho fatto solo un piccolo bollettino, però cioè poteva fare di meglio, ovviamente. Però dai, beh, gli do un 6 per l'impegno. Dai, headshot, cacchio. Dove la cazzo? Nick, dietro al muretto c'è uno. L'ho visto. Non si sale. No, di nuovo. Aspetta che forse esce dall'altro muretto. Nick, dove era quello prima? Quello che hai ucciso. È pieno. Cambia posto, cambia. Devo posto. Devo andare qua, però. Più che altro non so se vuoi tirarmi su. Comunque uno lo c'è, appunto.
Io ho visto la testa. C'è la finestra, c'è la finestra. Scando la cassa. Perché ferma questo? Mi ha fatto male. Molto male. Lo sparare. Ah, non sono finite le casse. Quanto ce ne sono? L'ultimo. Aspetta un attimo che mi sto grattando i maroni. Oh sì. Comunque oggi no, è venuta mia zia a darmi il regalo. Quello shampoo lì. E qual è il bello? Che ha portato il cane, che è maschio. E ha praticamente. Aspetta, dimmi dopo perché fa male, non sento niente. Senti no, la cassa dopo. Sì. Ma se devi mettere il microfono a fianco alla bocca, la praticamente mia zia è venuta qua per darmi il regalo e ha portato il cane. La mia è una femmina, sì. Il suo è un maschio. C'era il maschio che poi continuava a provare a riprodursi. E c'eravamo io e mio papà che lo guardavamo. C'aveva due maroni fra che toccavano per terra. Occhio che ti senti lì, eh. No, no, non vado, fra, no, 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 fidati, scusa, ma facciamo un casino di gente. Beh, proviamo, no. Non mi piace molto la parola proviamo. Andiamo in macchina dopo. Non sali. Altra macchina. No, ci sei girato. Dio santo, Nick. Me l'ha partito apposta forse. Altra macchina. Dietro. Prendono un lancio anche loro, penso. Ho preso il primo kit proprio per pushare. Sono di fronte a noi. Ah, ti ha tirato sul compagno. Lo vedo. Preso. Preso una volta e basta. Dietro. Mi hanno devastato. Ti prego, dammi. Ti prego, dammi soldi, dammi soldi, dammi soldi. Oh, ti tiro su. No, c'era un negozio qua. C'era. La macchina che ha preso il tipo mezzo rotto. Era quello che stavi inseguendo. Ti conviene salire e volare. Vedi, mi sto grattando le balls. Quello è il negozio più vicino e più sicuro, penso. UAV nemico in volo. Cecchinata tra tre. Per quello che muovo la testa, così almeno non mi cecchinano. Dov'è? Pingami di nuovo il... No, ho sbagliato, non è quella. Questa. Ma come ha fatto il dono? È l'unico. Ti prende la macchina in caso c'è il codo qua. Ma come ha fatto a indovinare il timing esatto di quando sono arrivato qui? Io ti dico solo che quando l'hai detto mi sono sporto, ho visto mia cugina arrivare col cane. Poi io ho detto boh, ci provo. E ha funzionato. L'uomo timing. Cecchinata. No, San Cesario e si gode. Allora, Nick, chiudi quella bocca. Chiudi quella fottutissima bocca di scroto umano che hai. Dio santo, Dio santo, manco l'avessi detto, ce l'hai detto, porco due!
Adesso no, 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 registro, registro, sta qua va sul canale, va sul canale.